bimbe, buongiorno, ben sveglie, siamo tornate a casa. Come si sta a casa? Siete contente? Ci voleva, di, insomma, ritornare a casa nostra, le nostre abitudini, per carità, anche quella del mare è casa nostra, però io penso che ognuna di voi abbia un forte desiderio, quale? Quello di rivedere qualcuno in particolar modo, giusto? Tu, Anastasia, chi vorresti rivedere? I miei compagni. I tuoi compagni, eh? E anche qualche amico di Vanessa che noi abbiamo frequentato per tanto 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 tempo e che non vediamo da tanto tempo. Tu, Vanessa? Ma c'è qualcuno in particolar modo dei tuoi, tra i tuoi compagni? E chi, amore? Giada. Poi non so, Bianca anche. Ok. Insomma, le tue compagne, sì, le bimbe come te. E scommetto che anche te non vedi l'ora di vedere Giada, vero? La tua Giadina. Ma anche Aurora? E anche Asia. Allora, vi do una bellissima, stupenda, fantastica notizia! Oggi rivedremo Giada! Oggi sarà il compleanno di un compagno di Vanessa, quindi andremo a festeggiare il compleanno di Ignazio e ci saranno Bianca, Giorgia e Giada! E Giada! Oggi rivedremo finalmente Giada, anche Giada so che non ci sta più nella pelle, non vede l'ora di rivedervi. Perché una volta noi eravamo in macchina Sì. e loro erano al bar. Il giorno che siamo ritornate, e siamo andati a prendere Daniel e Giada dov'era? Era con la sua. Una volta siamo andati a prendere Daniel e allora non era proprio ieri, era qualche, il giorno che siamo tornati, martedì. Il giorno che siamo tornati siamo andati a prendere Daniel e allora avevamo visto Giada. Che faceva merenda al bar con la mamma, ci ha viste ed è corsa a salutarci. Volevano che scendessimo dalla macchina, però noi eravamo di corsa, di fretta e non siamo potute scendere. Quindi non. Infatti il gas sono. l'avevamo preso di E poi siamo andati a prendere anche Gasper, sì. Sono passati quindi 3 giorni dal giorno che siamo rientrati e non abbiamo ancora visto Giada. E quindi oggi sarà il giorno in cui rivedremo finalmente le persone che desideriamo appunto rivedere, eh? Siete contente? Adesso volete fare colazione? O no? Tu non hai fame? Tu nemmeno. Benissimo, allora preparo qualcosa per pranzo. Anzi, il ragù, vi va di mangiare il ragù dopo? Ok, metto sul ragù, va bene, bimbe? Eh? Volevi dire qualcosa? Cosa? Ma io non voglio tanto ragù, Ma no, amore, giusto per riempirti quel buchino di stomaco che ti ritrovi, va bene? Stiamo pranzando alle 4. Lo so. Alle 4 dobbiamo andare al compleanno. Dopo mangiato, Vanessa, io ti voglio vedere fare un po' di compiti, eh? Finiamo almeno un libro, ce la facciamo a finire un libro che tra 9 giorni inizia la scuola, 10. Va bene? Ok, dai, allora buon appetito. Io già quasi finito Dopo perché mangio tanto, alla fine ho proprio date dobbiamo andare a comprare anche il regalo. no, il regalo no, la carta, il sacchetto. Non mi veniva la parola, il sacchetto per mettere dentro i regali. Il bigliettino ce l'abbiamo già, ok? Quindi Vanessa ti voglio vedere, sono un po' influenzata. Vanessa ti voglio vedere a fare i compiti e alle 3:30 usciamo e facciamo queste due commissioni, va bene? Questa commissione, poi dobbiamo andare un attimo in farmacia a ritirare le creme per Daniel. Vero, Anastasia, che ti avevo chiesto di ricordarmelo? Ok, prima. Ti ricordi più? Non ne vuoi più? Anastasia, se non mangi non ti porto al compleanno. Non hai mangiato niente, buonissima. Com'è, Vane? È buonissima. Sai che l'ho fatta con la fregola? La pallina sarda, quella che piace a te? Vanessa, devi prendere il bigliettino che c'è nella dispensa e cominciare a scrivere il pensierino per Ignazio. Poi lascerai lo spazio anche però per Giada, ok? Va bene? Adesso io mi vado a lavare un attimino i capelli e poi corriamo fuori Facciamo la perché. firma io e Giada. Sì, cominci a farla tu, poi la fa anche Sì. Giada. E poi andiamo a prendergli il sacchettino per i Ma regali. dove lo scrivo? Qua? Sì, qua. Ma sì, dove c'è spazio, ok? Dietro non c'è spazio? No, no, ok. Va bene, va bene. Vado a lavarmi i capelli così poi usciamo, d'accordo? Finisci di fare i compiti. Sì, è già finito. No, finisci di Sì, fare i ho compiti. finito! Continua. Dio mio, cos'hai in faccia poi? Il simbolo della Juventus. Sbagliato! Senti, poi andiamo a lavarci, la faccia e i denti.
Anche tu. Vieni su con me mentre io mi lavo i capelli, tu ti lavi i denti, ti cambi? No, aspetta Vanessa. Mamma mia, ragazzi, che voglia di vivere che avete. Outfit di oggi, Anastasia, canottierina e pantaloncini. Però ascolta, io ti do un consiglio, Anastasia, vai fuori un attimo a vedere il tempo perché è un po' fresco e ho paura che quella maglietta non vada bene. Vai giù e mi dici come stai. Mentre Vanessa, tada! Super sportivissima con il completo della Juve, perché Vanessa, spiega il motivo. Perché Ignazio, il mio compagno che fa il compleanno, ha detto, visto che all'oratorio c'è il campetto, di vestirsi con la maglietta del calciatore e per giocare a pallone, sì. Giusto? Sì. Ha detto di mettere, di indossare una maglietta da calciatore. L'ho capito? Sei sicura? Dopo provo, non vedo neanche il sole da qua, quindi figurati, comunque poi guardiamo. Quindi niente, ha chiesto di mettere una maglietta da calciatore e tu, Vanessina, pronta e scantante, ti sei completamente vestita da calciatrice. Perfetto, adesso mi asciugo i capelli e andiamo a fare un paio di commissioni veloci e, okay. e andiamo al compleanno. A prendere il sacchetto. E poi in farmacia possiamo andare anche dopo, non è urgente. Andiamo dopo così è più veloce. Sì, va bene. Prendi il sacchetto e andiamo. Va bene. A dopo. A dopo. Siete contente? Sì. Rivediamo Giada, ragazze. Rivediamo Giada finalmente. Siete felici? Sì. Dai. Andiamo? Però i regali sono qua. Chi li prende? Io. Vai, prendili tu. Siete pronte? Sì, ma ne capite. Quanto siete contente da 1, 10? 10. No, pensavo 1000. Dai, ragazze, andiamo. Che sono già le 4 e mezza, siamo già in ritardo di mezz'ora. Andiamo. Stiamo andando a prendere il sacchetto per metterci dentro i regali, vero ma? Sì, esatto. E poi andiamo all'oratorio a festeggiare il compleanno. E a vedere Giada per la prima volta, finalmente! Quasi alla festa di compleanno, ma soprattutto stiamo per vedere Giadina! Contenta? Vediamo un po', Giadina dov'è? Ecco Giadina che arriva! Ciao Giadina! Ma ciao! Ciao amore, quanto tempo! Non vedevamo l'ora di vederti, scusaci per l'altro giorno ma ero appena arrivata, ero di corsa. Bene bimbe, come procede? Felici di esservi riviste tutte? Quasi tutte. Adesso mangiamo la torta, Vane, e poi dobbiamo andare a casa perché è arrivato papi. Va bene? Festa finita, ma noi non ci fermiamo qui. E dove siamo, Giada? Non potevamo non stare ancora un pochino con Giada dopo 2 mesi e mezzo. Perché Anastasia mi ha stressata che voleva fare l'aperitivo, vero? L'aperitivo. E dopo andiamo fuori a cena con loro. Guarda, io mi fermerei anche all'aperitivo, Anastasia. Cosa avete scelto per l'aperitivo? Tè alla pesca. Tè al limone? Tè al limone. Tu anche alla pesca? Sì. Oh. E tè al limone. Ok. Allora, cosa stiamo mangiando qua? Mamma, che buono! E stasera a cena mangiamo, Anastasia? Come no? Papà vuole andare fuori a cena, eh? E tu non mangi. Mi è venuto in mente una cosa che tu potresti fare. Dico. Paginette, dai bimbe, andiamo a comprare il gelato. Però Anastasia, tu che fai? Vieni così? Sì. O ti cambi almeno il pantalone? Pantalo. Cambiati, anche io mi devo cambiare. Vado giù a bere un caffè e poi andiamo a comprarci un bel chicco di gelato. E stasera davanti a un bel film ce lo mangiamo, va bene? Ok. Bimbe, stiamo andando a prenderci il gelatino. Guardate com'è buio. Papà ha ordinato 3 gusti. 2 sono miei. E uno è suo, quindi lui è cioccolato e uno è mio, nocciolato e cassata. Anastasia, te il cioccolato va bene? No, allora, io voglio Nutella. Ma no. Che Nutella? Nutella nutellato, voglio cioccolato e nocciola. Beh, c'è il nocciolato, è la stessa cosa, è buono. Okay. Io voglio nocciola e... Che il nocciolato c'è già? Nocciola. No, nocciolato. Nocciola. Sì. E poi... Nocciolato. Nocciola. E poi... L'hanno finita la nocciola, c'è solo il nocciolato. E poi il mister Nutella. La dovete smettere con questa Nutella. È nauseante, piuttosto prendi un pistacchio, una marena, poi scegliamo quando siamo lì, andiamo, dai. Tutta questa eleganza per andare a prendere il gelato? Cosa fai? Perché ti copri? No?
così. E beh, hai uno smile, sei sorridente. Tranquilla, amo. No, non fare così che è peggio. Dai. Ha deciso la mulatta, quindi. Che cos'è la mulatta, poi? È un fiore di latte e cioccolato. Ma non possiamo scegliere un gusto diverso? No. C'è il pistacchio. No. Allora, amore, preparati il gelatino, quello è cioccolato, ti do una mano. Oh. Bravissima. Prendi un cucchiaino. Vai. Guarda, ancora? Sì, ancora cioccolato? Non fare cadere niente, guarda che questo troppo cade. Okay. Dai. Poi qua c'è la nocciola e qua c'è il nocciolato. Qual è la nocciola? Non lo vedo. Questa. Cosa fai col cucchiaino piccolo? È venuto meglio. Qua c'è la mulatta, quello che ha voluto Vanessa con la Nutella, il cioccolato. Cosa? Ok. Basta? Sì. Tutto qui? Ma ne vuoi ancora un po'? Ti aiuto io? No. Ok, e questo è il tuo cucchiaino. Il gelato, amore? Buonissimo. Papà ha fatto il bis. Troppo, troppo anch'io. Buono. No, basta, l'ho appena ritirato. Sì. Ani, tu hai fatto il bis, ma tu ne avevi messo pochissimo prima. Comunque, Ani, chiudiamo qua il video, per favore. Salutiamo i nostri cucciolini, okay. Perché da stamattina che giriamo, sono stanca. Abbiamo incontrato finalmente Giadina, l'abbiamo vista, siamo felicissimi. Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini? Sì. Ah, ma voglio dire una cosa. Poi prima ho preso un nocciola, ma non nocciolato. Infatti oggi, ora ci sono un sacco di nocciole. Adesso hai preso il nocciolato, il gusto che ho scelto io, che è il più buono del mondo, vero? Diamo la buona notte. Le nocciole, guardate. Allora. Sì, un po'. Certo, adesso non ce l'ho più. Voi volete un scherzetto. Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini o mi addormento qua così? Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like per questo video. Ciao!